Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo di memory bank switching. I microprocessori ad 8 bit sono chiamati così perché avevano l'accumulatore ad 8 bit, il bus dati ad 8 bit, ma il bus indirizzi, che era gestito dal contatore di programma, aveva 16 bit e poteva indirizzare linearmente solo 64k. Per gestire più di 64k si doveva dividere la memoria aggiuntiva, che doveva essere indirizzata, in blocchi da 64k, che sarebbero stati mappati in un più grande spazio indirizzi. I banchi supplementari erano attivati o disattivati tramite dei registri di sistema interni alla CPU qualche volta, oppure, più probabilmente, dei registri di selezione dei banchi che erano sempre attivi, ad esempio ad una porta a 16 bit con 16 blocchi da 64k, per cui 16 per 64k fa 1024k, ossia 1 mega, come nell'espansione RAM Factor. Oppure come nella gigantesca RAM Works, in cui i 3 MB di RAM pari a 3072 KB erano stati divisi in 48 blocchi da 64K. I banchi di registro solitamente non erano direttamente collegati al contatore di programma della CPU. Inoltre i banchi di memoria aggiuntivi non erano direttamente accessibili ai programmi, ma lo diventavano perché 1. O nei sistemi operativi, quando si detectava il messaggio di out of memory, si attivava un altro banco di memoria. Oppure 2. Molto più spesso, la circuiteria con una porta parallela ad n porte reruttava il contatore di programma altrove su un altro banco all'insaputa del microprocessore. Attenzione! In entrambi i casi il software, oppure la porta parallela, doveva tenere traccia di cosa si memorizzava e dove, in modo da poterla ritrovare e riproporre alla CPU le informazioni corrette, qualora queste fossero state richieste. Ragion per cui, nelle tecniche di bank switching, una parte della RAM era utilizzata per tenere traccia di cosa si memorizzava e dove, e non tutto il 100% dell'espansione di RAM era ad uso dei programmi, ma una parte era usata appunto o dalla circuiteria di bordo, oppure dal sistema operativo, oppure dal software dell'espansione, per tenere traccia appunto di cosa e dove si archiviavano le informazioni. Quindi, in soldoni, la tecnica del bank switching poteva essere controllata direttamente dal software del sistema operativo o dal software dell'espansione, oppure, come nelle schede di espansione, da alcuni chip dedicati. Tuttavia, attenzione, il contenuto della memoria, che era stata temporaneamente resa non accessibile alla CPU, la memoria poteva essere letta o modificata in tempo reale anche da un altro componente hardware, come ad esempio la circuiteria video, oppure i dispositivi di input-output, UDMA, eccetera. Ecco, quindi in soldoni, grazie al bank switching si poterono aggiungere ai computer ad 8 bit tantissima memoria extra, senza avere i costi di produzione e senza i problemi di incompatibilità, di una CPU che poi magari aveva un contatore di programma diverso, ossia con un bus indirizzi più grande, ma con una CPU che magari poteva essere incompatibile con il codice e i programmi in linguaggio macchina, per cui in sostanza avrebbe dovuto funzionare. Per questa rapida puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.